Dopo il ceppo commemorativo arriva un busto bronzeo per commemorare il compositore lancianese Francesco Masciangelo. Cerimonia nel cimitero di Lanciano nel giorno in cui si commemorano i defunti, dove il musicista vissuto nell'Ottocento, contemporaneo dei più noti Puccini e Verdi, è sepolto. L'iniziativa è stata promossa dal Centro Ricerche Musicali Francesco Masciangelo e dall'Assessorato alla Cultura di Lanciano, con la scultura realizzata da Antonio Di Campli e l'esibizione del coro polifonico della Cattedrale Madonna del Ponte, diretto da Giuseppe Casciato. Compositore molto prolifico, la sua produzione ammonta a circa 600 titoli comprendenti tutti i generi musicali, dal lirico al sinfonico, dall'oratorio all'inno sacro, al liturgico, alla romanza e ai brani per banda, di cui la gran parte inediti. Suoi il Miserere e il Christus Factus Est, riproposti nella Settimana Santa a Lanciano. La figura del musicista è stata ricordata da Gianfranco Miscia, musicologo. Abbiamo messo, come dire, energia per concludere questo lavoro. La presenza del busto, dell'effigie era fondamentale per un personaggio che oggi è sempre più attuale, perché negli ultimi anni, grazie ai lavori che sono stati fatti, ma anche grazie al patrimonio posseduto, molti giovani, soprattutto i ragazzi dei conservatori ci chiedono di poter lavorare su manoscritti inediti, di studiare di nuovo queste stupende opere dell'Ottocento. E quindi possiamo dire che Masciangelo sta avendo una riscoperta che va oltre le mura della città, cioè non è più solo il Miserere che conosciamo, ma comincia a esserci un interesse diffuso. E probabilmente questo riposiziona anche Masciangelo giustamente nella storia della musica, perché non è mai stato un compositore solo locale, ma è stato un personaggio di spicco della scuola napoletana. In un Ottocento comunque difficile, perché in quel periodo, purtroppo per i nostri compositori, hanno vissuto i più grandi, Donizetti, Bellini, Verdi, fino a Puccini. Quindi chiaramente questi personaggi non hanno avuto, come dire, lo spazio che probabilmente meritavano. Oggi siamo noi che glielo restituiamo.